della nostra trasmissione, la crisi economica si combatte con il welfare territoriale, ma non solo, perché sotto la lente di ingrandimento finiranno altri concetti come quello di reshoring o di industria 5.0. Ne parleremo con Paola Veglio, che è la DD Brovind Vibratori, a cui naturalmente do il benvenuto. Paola, grazie per essere qui con noi in diretta sulle Fonti TV. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno Paola. Ecco, allora io partirei innanzitutto dal nodo dei rincari delle materie prime, che naturalmente sta interessando le industrie italiane, le aziende italiane. Materie prime che sono schizzate alle stelle, abbiamo visto proprio anche gli ultimi dati della mattinata relativi al petrolio, al gas, ma non solo. Perché insomma ci sono altre commodities che stanno schizzando alle stelle, e io mi riferisco in particolare alla vostra realtà aziendale, e mi sono assegnata alcuni dati. Innanzitutto il nickel, l'elemento fondamentale per la vostra produzione, si parla di mondo dell'automazione industriale che ha raggiunto picchi del 270%, per non parlare delle casse di legno per gli imballaggi con un più 150%, insomma cifre davvero importanti. E Paola, ti chiedo innanzitutto, di fronte a rincari del genere, come si fa a restare competitivi nel mercato, e soprattutto come si fa a non scaricare poi, ecco, il sovrapprezzo sul consumatore finale? È sicuramente un momento di grande difficoltà, perché questi rincari ti impongono a un metodo di lavoro che è quasi a volte insostenibile, perché i listini ti cambiano di 12 ore in 12 ore, sì. E a volte anche i fornitori ti dicono: sì, ok, il materiale, se te lo consegno domani la cifra è questa, se te lo consegno a 30-40 giorni, come nel 90% delle nostre casistiche, il prezzo te lo faccio poi quando consegno. E questo ti porta a una difficoltà estrema, perché perdi la capacità di ragionare a preventivo, ma ragioni solo più a consuntivo. E ovviamente non si può ribaltare quello che stiamo vivendo sui nostri clienti, e l'unico modo di sopravvivere è porre in atto tutta una serie di corsa ai ripari e di strategia poi alla fine. Sicuramente, diciamo, i fronti che a noi hanno toccato di più sono i rincari energetici, come hanno toccato tutti, tutto il mondo della metalmeccanica, quindi tutto il mondo delle materie prime come appunto il nickel, i metalli, il rame. Noi facciamo anche abbiamo una produzione di elettronica, quindi tutta, sì, la parte di componentistica elettronica ha impattato tantissimo. Un microchip che prima costava 4 o 5 euro adesso ne costa 50, e questo ti porta a non riuscire più a stare dentro, anche a dei costi che non puoi neanche appunto ribaltare sui clienti. È sicuramente tutto il conflitto Russia-Ucraina, sicuramente peggiorato tutto, ma questa era una situazione che c'era già sul 2021, soprattutto nel secondo semestre. Quello che spiazza un po' il fatto anche della difficoltà di reperimento delle materie prime, sì, perché non è solo un fatto di rincari, ma è anche un fatto di irreperibilità, e a volte ci sono cose che non puoi sostituire con altre, e quindi io mi trovo, magari noi siamo costruttori che vendiamo ad altri costruttori e abbiamo tantissime casistiche di clienti che si trovano con linee magari da qualche milione di euro ferma perché non hanno i PLC, e quindi per loro è sicuramente impattante, e di riflesso impattante per noi, perché abbiamo clienti che poi posticipano i pagamenti, fornitori che li anticipano, e quindi sei sempre lì a dover far fronte a un cash flow che non è neanche oggi così facile tenere così sotto controllo. Le spalle le abbiamo abbastanza grandi, e per il momento diciamo che siamo riusciti a far fronte a tutto. Si lavora molto male.
Ecco, Paola, introduci un tema importantissimo perché le imprese italiane stanno vivendo ondate di crisi. Ricordiamo, già si sono dimostrate una volta resilienti affrontando tutte le complessità, le difficoltà legate al Covid, alla pandemia di coronavirus, e poi appena si intravedeva la luce da quel tipo di criticità, beh, è arrivata un'altra ondata di questa mareggiata che non sembra aver fine, determinata chiaramente dalla guerra di Ucraina. Poi appunto dall'aumento vertiginoso dei dati legati all'inflazione. Le aziende italiane sì, si sono dimostrate resilienti fino adesso, però ti chiedo fino a quando riusciranno e soprattutto se vi sentite sostenuti dallo Stato oppure se vi sentite abbandonati un po' in preda a voi stessi in questo momento. Ma sicuramente il senso di abbandono è forte e quello che oggi sta devastando, credo, le aziende è questo clima di aleatorietà che c'è, perché non si riesce a fare strategia, non si riesce a prevedere che cosa succederà. Abbiamo già vissuto 2 anni difficili col Covid, che però paradossalmente mi ha spaventato meno. Mi ha spaventato da un punto di vista ovviamente sanitario, di protezione nei confronti dei dipendenti, però a livello di numeri aziendali, è stato meno impattante, nel senso che abbiamo drasticamente diminuito il fatturato, ma con un po' di buon senso e un po' di iniziative, siamo riusciti a far fronte bene alla cosa, perché ovviamente diminuendo il fatturato diminuisce anche gli acquisti, diminuisce il magazzino e quello che va solo più a incidere, solo più tra virgolette, a incidere è il costo del lavoro, che quello ovviamente rimane identico. È ovvio che rispetto ai numeri pre-Covid c'è stato un peggioramento sia in termini di fatturato, ma di conseguenza anche di utile, perché se diminuisce il fatturato e il costo del lavoro rimane uguale, soprattutto per aziende che hanno molto personale. Noi su 17 milioni di euro di fatturato abbiamo quasi 160 persone ormai, quello va a impattare parecchio. Diventa tutto molto complicato. Dopo i 2 anni di Covid, che appunto hanno già impattato, ci si è trovata sta batosta che nessuno si aspettava, no, perché appunto era già iniziata nel 2021, però che avesse questa portata effettivamente è stato molto molto complicato. È complicato. Sostegno, ormai io sono convinta che ce ne siano veramente pochi, perché io quello che patisco un po' è un po' questa politica, e non la faccio una questione di bandiera da una parte o dall'altra, è proprio quella che io dico sempre, una deprofessionalizzazione della politica, dove ci sono comunque pochi addetti ai lavori, pochi anche imprenditori, poche persone che sanno quello che realmente si vive nelle aziende, e non sapendo quello che realmente si vive nelle aziende diventa anche difficile prendere iniziative. Diciamo che quello su cui io sto puntando tanto, che è poi il tema iniziale, è proprio anche riuscire a fare squadre sinergia con gli attori del territorio, quindi fare comunque sinergia con altre aziende del territorio, con le amministrazioni comunali. Oggi fare rete credo che sia la carta vincente su più fronti. Ed è anche quello che ti dà poi un vantaggio competitivo, perché è un po' il difetto che io dico sempre dell'italiano, che tende a coltivare il proprio orticello senza pensare alla collaborazione che si può creare con il vicino. E facendo quello diventa tutto molto più anche sostenibile la cosa. Ripeto, non sono momenti facili e non sono momenti che uno può portare all'infinito, perché per quanto uno abbia le spalle forti, la situazione pesa sicuramente. Eh sì, più che un'emergenza, insomma, ormai sta diventando un trend, è un trend preoccupante, Esatto. certo, da qui è difficile uscirne. Ecco, però nonostante questo clima di grande incertezza caratterizzato dal termine che ormai utilizziamo veramente sempre, ogni giorno nelle nostre dirette, quello della volatilità, estrema volatilità, ecco, tutto questo non vi ha impedito in realtà di fare dei nuovi investimenti, innanzitutto di un ex polo industriale che verrà ristrutturato, e poi anche un ristorante albergo a Corte Emilia nelle Langhe, che ecco, avrà un compito particolare, cioè non solo quello di
di accogliere naturalmente i turisti italiani e stranieri, ma anche di diventare un punto di raccolta per la comunità. Ci vuoi spiegare esattamente con questo vostro progetto? Sì, questo fa parte della mia, diciamo, della mia pazzia quotidiana, di credere in Corte Emilia, di credere anche a un territorio. Non è facile restare su questi territori perché abbiamo un'azienda così grande in un paese di 2.100 persone, quindi con tutti i problemi di logistica siamo molto fuori dal mondo, problemi di logistica, problemi anche di non essere in una grande città a mille limiti, però abbiamo deciso di rimanere, abbiamo deciso di investire, abbiamo deciso di crederci su questi territori e di fare qualcosa. Credo che non siamo mai stati fermi perché anche in piena pandemia abbiamo continuato ad assumere, abbiamo potenziato l'ufficio di ricerca e sviluppo, stiamo uscendo con nuovi prodotti molto importanti e questo è il sintomo di voglia di rimettersi in gioco e voglia di stare sempre sul pezzo di non fermarsi, perché soprattutto in questi periodi qua, se ti fermi e ti siedi su quello che hai, è il momento in cui poi o la concorrenza o comunque i fatti ti uccidono. E quindi abbiamo continuato a fare. Quello che mancava anche a Corte Emilia era proprio un posto dove poter mettere tutte le persone che lavorano da me e che hanno magari l'esigenza di fermarsi a pranzo, e insieme appunto al mio socio abbiamo rilevato questo ristorante pizzeria albergo. Abbiamo già aperto la parte di ristorante pizzeria e a breve speriamo di aprire anche l'albergo compatibilmente con le imprese, con i ritardi appunto anche lì dei materiali. Però è un bellissimo progetto che sta dando mille soddisfazioni perché è stato apprezzatissimo e lì finalmente si riuscirà ad avere un luogo dove far stare tutte le persone che hanno bisogno di una mensa. Sarà una mensa pagata all'80% dall'azienda. È un'attività, l'ennesima attività di welfare che si tenta di dare ai dipendenti, e lì arriviamo un po' sul discorso appunto dell'Industria 5.0, perché il concetto dell'Industria 5.0 è proprio quello di mettere al centro di tutti i ragionamenti la persona, perché il concetto di Industria 5.0 è quello di aggiornare i concetti della 4.0, quella di digitalizzazione, automazione ed efficienza, a quello che è proprio il valore della persona. E quindi mettere al centro di tutto il suo benessere e lavorare in un ambiente sereno e positivo. Ecco, sì, no, a proposito appunto di Industria 5.0, insomma, dell'utilizzo anche della tecnologia, della robotica, l'aiutare, ecco, il lavoro umano, insomma, soprattutto in quelle mansioni che richiedono più tempo, più fatica, lavoratori che vengono alleggeriti, insomma, di tutto questo carico. Però c'è anche l'altro lato della medaglia, ovvero tutti i dubbi che riguardano appunto l'automazione e quindi la sostituzione delle figure umane rispetto alle macchine. Ecco, tu a questi dubbi come rispondi? Ci dobbiamo preoccupare per il futuro con robot di varia natura che ci toglieranno il posto fondamentalmente, aumentando tra l'altro il problema della disoccupazione, oppure no? No, assolutamente no, perché il discorso è che la robotica, l'automazione, fanno parte di un mondo che si sta evolvendo e mai si può, porre un freno all'evoluzione. Il mondo evolve e bisogna adattarsi. Deve essere però un concetto a sostegno, del lavoro, non che sostituisce il lavoro. Ci sono tutta una serie di attività che io dico sempre ben venga che siano i robot a farli, perché una persona che sta tutto il giorno magari a fare una stessa cosa, quella persona può essere applicata a fare altro e magari anche di più, che dia anche magari più soddisfazione. Lì subentra tutto il discorso del capire il valore delle persone. Le aziende non potranno mai togliere le persone.
sono le persone che fanno le aziende, non è il contrario. Avere il valore dell'azienda è fatta proprio dalle persone e bisogna investire su quelle persone e soprattutto trovare anche il valore di quelle persone, perché tante volte diamo per scontato che tutti vogliamo fare la stessa cosa e non è così. Ci sono persone che sono predisposte a fare magari un lavoro ripetitivo perché non vogliono avere responsabilità e ci sono persone che se le metti a fare un lavoro ripetitivo impazziscono dopo 24 ore. Quindi è proprio quello che deve fare l'imprenditore, tirare fuori il valore reale delle persone e di quello che vogliono fare, perché solo così riesci a valorizzarle proprio. E quindi sicuramente l'Industria 4.0 ha dato un enorme scossone all'automazione, alla digitalizzazione delle imprese, alle interconnessioni, ed è sacrosanto quello, non ci si può esimere da quello. Ma invece il concetto, il valore aggiunto che dà l'industria 5.0 è proprio il valore umano, quindi il mettere il dipendente e il suo benessere al centro di tutto. Ecco, Paola, molto interessante questo discorso. Quindi possiamo dire anche che l'industria 5.0 sta riformulando il concetto anche di leadership. Si sta passando da una leadership di controllo a una leadership di contesto dove l'ascolto, ecco, anche delle persone, come dicevi tu, la valorizzazione, delle loro competenze e delle loro peculiarità conta anche per, far funzionare, l'azienda ed avere anche un ritorno anche in termini economici. Secondo te, ecco, questo passaggio di leadership da controllo a contesto in Italia viene attuato? Gli imprenditori lo hanno capito? Secondo me non è ancora stato così compreso perché io faccio colloqui da 15 anni e vedo che è proprio cambiato completamente proprio il contesto. Prima erano le aziende a scegliere le persone, oggi sono le persone che scelgono le Sì. aziende. C'è una Noi, almeno nei nostri posti, c'è una disoccupazione quasi pari a zero e aziende come le nostre fanno una difficoltà enorme a reperire personale e soprattutto personale specializzato. Non ci si ferma davanti a quello perché noi tendenzialmente un po' l'obiettivo è assumere giovani, formarli, credere in loro, perché comunque anche lì è un'azione che si fa per il territorio, perché i giovani che lavorano qua si fermano, portano famiglia qua, creano comunque quella tendenza opposta allo spopolamento, che invece è una tendenza che è inesorabile degli ultimi anni. Eh sì. Sì, però sono proprio. Cambia anche però il discorso, appunto, come dicevi tu, della leadership. Se l'imprenditore non si adatta a questo cambiamento, rischia di non fatturare lui o perlomeno di non creare utile lui, ma soprattutto di avere persone non soddisfatte, che oggi è il danno peggiore che puoi fare a un'azienda, perché se hai persone soddisfatte che vedono una mission dell'azienda, che vedono un obiettivo dell'azienda, allora si lavora insieme e si produce bene, altrimenti avrai personale che se ne va, personale che devi far ruotare, avrai mille difficoltà. E io punto tantissimo, tante volte anche con colleghi e tutto, a trasmetterlo questo concetto, perché tante volte non c'è o non viene percepito. Devo dire che si stanno facendo grossi passi in avanti, oggi c'è una mentalità molto diversa da quella che c'era anni fa. Anni fa, quando dicevo certe cose, mi prendevano per pazzo, adesso almeno mi ascoltano. Però il fattore umano è veramente quello che fa la differenza oggi in un'azienda. Io lo dico sempre: puoi avere tutti i centri a controllo numerico più performanti dell'universo, ma se non hai la squadra non vai da nessuna parte. Certo. Quello, l'unico merito che io dico che mi son sempre presa qua in azienda è di aver creato una squadra fantastica di persone che considerano loro l'azienda, che si battono per l'azienda e con cui si lavora veramente, veramente bene oggi.
Ecco Paola, ultima domanda, centralità del fattore umano hai detto e anche centralità territoriale, mi è piaciuto il termine che hai utilizzato, la mia follia di rimanere insomma qui nel mio territorio, nella mia regione, cercare anche di ripopolare l'area, una tendenza diciamo molto diversa rispetto a quella della delocalizzazione di cui si parlava fino a qualche tempo fa. Poi ovviamente lo scenario è cambiato, la globalizzazione in questo momento viene messa in discussione e quindi il tema del reshoring, cioè della rilocalizzazione, sta tornando di attualità. Può essere una leva competitiva per l'Italia questa, secondo te? Una tendenza su cui puntare oppure è un azzardo? Ma a me gli azzardi sono sempre piaciuti e il termine follia che usavo prima è proprio quello, cioè un insano ottimismo che ti porta a fare. A me hanno insegnato che prima di lamentarsi bisogna provare a cambiare le cose. Quando provi a cambiare le cose, allora poi hai anche il diritto di lamentarti, ma fino a quel punto no. E quindi si cerca veramente di mettersi a disposizione per fare. E questa è la parola che secondo me è la parola chiave. Il discorso del reshoring è un discorso molto molto delicato e secondo me di attualità assoluta, perché stanno proprio cambiando le dinamiche. Abbiamo creato un osservatorio con una borsa di studio che abbiamo finanziato all'Università di Pavia. Che è molto molto interessante, sta facendo emergere tanti concetti non banali. C'è un'inversione di tendenza e se l'Italia se la gioca bene è una carta che assolutamente può essere a suo favore, perché un po' tutti questi eventi disruptive che hanno subito le aziende, quindi il Covid, la guerra, l'aumento dei prezzi, hanno portato a un termine che a me non è che fa impazzire, che è appunto quello della resilienza, ma è così, perché chi ha saputo adattarsi a questi eventi e ha saputo anche rinnovarsi con questi eventi è rimasta in piedi. E c'è proprio questa inversione di tendenza che se prima si delocalizzava tutto, adesso si è cominciato a rendersi conto che le produzioni sul territorio e anche vicino a noi, a volte anche in posti così sperduti come abbiamo noi, porta tanto valore aggiunto. E se tutti cominciamo un po' a pensarla così, secondo me ne avrà un beneficio enorme l'Italia, perché avere comunque personale qua, aziende qua, mettono di nuovo in pista tutto un sistema economico che negli ultimi anni si era abbattuto parecchio. È ovvio che noi abbiamo fatto delle scelte anche a volte etiche di rimanere qua, di lasciare il lavoro qua. È ovvio che tante aziende comunque allettate dal fatto che se delocalizzavano le loro produzioni in certi contesti geografici, avevano magari tasse che erano un decimo rispetto a qua, avevano un costo del personale nettamente più basso, è ovvio che non è neanche facile prendere quella scelta. Il fatto è che invece oggi si deve ricercare di riportare tutto il valore dei giovani qua, il valore di questa fuga di laureati all'estero, si deve tenere stretta qua, si deve operare assolutamente in quel verso e se si riesce a fare quello, l'Italia ne esce bene. È ovvio che ci devono essere anche tutta una serie di iniziative atte ad abbattere questo maledetto cuneo fiscale che uccide le aziende e altre mille cose che potrebbero veramente essere studiate per le aziende, cosa che oggi non c'è, non viene Eh fatta. certo, poi perché tutto si collega alla fine se ci sono le condizioni per favorire il lavoro, soprattutto il lavoro dei giovani, questo poi incide anche sul fattore demografico con i giovani che sono spinti a non abbandonare il paese ma a restare qui, a lavorare qui, a creare una famiglia qui ed è ovviamente con tutti gli anelli del sistema che sono concatenati l'uno con l'altro. Paola, io ti ringrazio davvero tantissimo per il tuo contributo, per Grazie aver illustrato ovviamente la vostra strategia e per averci anche aiutato insomma in questa riflessione più ampia sulle realtà imprenditoriali italiane. Grazie davvero per essere stata ospite alle Fonti TV. a voi. Grazie a voi. Buona Grazie. giornata.